Cari amici, cari telespettatori, eccoci al consueto appuntamento dell'Altra Voce. Voglio ricordare, lo dico a coloro che si fossero sintonizzati per la prima volta: l'Altra Voce è la voce dei servitori di Dio, pastori cristiano-evangelici di fede biblica. Fatta questa breve premessa, stiamo trattando per la serie Fede e Famiglia, stiamo trattando per la seconda trasmissione. Come con questa parleremo anno 2001, quale futuro per la famiglia? Voglio presentarvi subito i servitori che sono qui con me. Prima di introdurci, perché l'argomento, come ancora lo è stata per la trasmissione precedente, è una, un argomento particolarmente attuale e ha la sua grande importanza. Voglio subito presentarvi, sulla mia sinistra c'è il pastore Michele Passaretti. C'è il pastore Marcello D'Ambrosio e il pastore Antonio Romeo. Veniamo a noi e andremo proprio a toccare con la prima domanda, o meglio a collegarci con quello che è stato già detto la volta precedente, ma in maniera un po' più specifica. E la prima domanda che rivolgo al pastore Michele Passaretti è questa. Famiglie monosessuali, purisessuali, matrimonio a tempo e tanti altri cambiamenti stanno modificando il concetto tradizionale della famiglia. Cosa possiamo dire a tal riguardo? Eh beh, la prima espressione che viene spontanea da riferire è che c'è da preoccuparsi. Effettivamente qualche preoccupazione nasce nel pensare a come sta evolvendo il concetto tradizionale, quello classico, quello che in qualche maniera è stato un punto di riferimento dalle prime generazioni fino ad oggi. E la, la, prima, la, la prima domanda che mi verrebbe da chiedere sarebbe proprio questa, perché cambiare quando bene o male la famiglia ha resistito, possiamo dire, a tanti cambiamenti, a tante epoche a, in, nella storia noi abbiamo potuto vedere. Il concetto classico della famiglia è stato in qualche maniera un punto di riferimento, una roccaforte e per... Quanto eh, interessa la famiglia di provenienza ed anche per la famiglia che poi una persona si va a creare, quindi per i propri figli. Adesso diventa un po' tutto più difficile, tutto più confuso. Eh, il matrimonio a tempo, questa proposta di legge, è vero che in qualche maniera dovrebbe mediare a, a, al contenzioso, alla lit litigiosità che si viene a creare nel momento del divorzio perché, perché il divorzio ormai è diventato un presupposto certo, sicuro no? quasi come se fosse inevitabile che una coppia una volta sposata andasse eh, inevitabilmente a, a, a finire appunto nel divorzio e quindi vengono, nascono tante perplessità, è vero, verrebbe da fare anche un po' di ironia, è vero, una persona che incontra l'altra dice come sta tua suocera, dice no, no, non è più mia suocera, mi è scaduto il termine del mio matrimonio, oggi non, non ho più suocera, oppure i genitori omosessuali che vanno a chiedere all'insegnante dei propri figli, insomma, come stanno andando a scuola, no? e diventa difficile interpretare il ruolo del papà, della mamma, oppure... Queste, queste forme promiscue di convivenza, è vero, nell'ambito della stessa famiglia, sono segnali che effettivamente eh, allarmano. Qualcuno potrebbe dire, beh, può allarmare chi è tradizionalista, chi è conservatore, ma chi ha una mente evoluta e quindi moderna, può anche non allarmarsi ma essere contenta che ci possano essere degli sviluppi e delle evoluzioni. Ma qui mi permetterei di dire che il concetto della famiglia, interpretato nel senso tradizionale, nel senso classico, nel senso storico, è qualcosa di naturale, qualcosa di biologico e soprattutto anche di spirituale per chi è credente e quindi crede all'istituzione del matrimonio come un dettato divino ed è naturale che si evolva in questa maniera la famiglia. Ah, io mi, mi chiederei cosa significa in pratica una mente evoluta quando usciamo fuori da ciò che è naturale perché alla fine c'è da fare una constatazione pratica reale quello che è naturale è quello che è innaturale ora se con i discorsi anche filosofici o di certe persone o di una forma di cultura che poi rende ignorante tutti quanti gli altri si vogliono eh, trovare delle eh, diciamo giustificazione, soprattutto si vuole trasformare ciò che è naturale in innaturale eh, 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 e cambiargli di significato, non, non mi spiego, non mi spiegherei assolutamente cosa significa avere eh, una mente eh, evoluta, sei d'accordo Michele? Sì, sì, per… Uh, questa forma di emancipazione culturale, il divorzio, la convivenza, la separazione, uh, l'omosessualità, la promiscuità e tutto quanto viene, viene ad essere quasi come un, un terreno di nuove conquiste, è lì effettivamente che troviamo delle forti. Difficoltà ad intendere emancipazione ed evoluzione, questo modo di ragionare, questo modo di intendere la vita e degli momenti della vita così importanti. Perché la famiglia è qualcosa di estremamente importante, l'abbiamo detto anche nelle trasmissioni precedenti: la famiglia è l'oasi, il rifugio, è il luogo dove l'uomo in qualche maniera trova, si può spogliare, è vero, di tutti quelli che sono i condizionamenti esterni, può essere realmente se stesso e vivere nella serenità, nella, nella felicità. Scusa Michele, pensi anche che la famiglia sia il luogo della realizzazione dell'individuo che appartiene al nucleo della famiglia? Sì, io ho, parto da questo presupposto, che mai come nella propria famiglia l'uomo possa realizzare la felicità terrena. Vorrei passare la domanda a Marcello. Marcello, eh, ci sono leggi che tutelano la famiglia e altri che la danneggiano. Beh, cosa possiamo dire noi evangelici, ai, utopicamente, ai legislatori? Noi possiamo rivolgere un appello, possiamo dire... Eh, la nostra, come sempre, rivolgere un appello a quello, eh, questo è quello di eh, ritornare a quelli che sono i sani principi, quindi riflettere un attimo su quelle che sono state le ultime proposte legislative di governo, come appunto si stava parlando di matrimonio a tempo, e, ma di, già di quelle concessioni che sono state eh, già fatte e che non tutelano più la famiglia come una volta. In realtà dobbiamo dire che questa è una debolezza dimostrata perché o si cede a quelle che sono le richieste, le voglie eh, popolari eh, o forse di alcuni che eh, vanno avanti e poi eh, piacciono pure alle masse no? questo eh, coinvolgimento in quella che potrebbe essere eh, il libero arbitrio, la lussuria, sfrenarsi nelle, nelle cose più ambigue. E quindi poi trovare dei sistemi per rendere legali delle cose, quindi con delle leggi, con degli accorgimenti, come eh, la cessione graduale, man mano poi eh, del, del divorzio, prima a livello legale, poi anche eh, a livello religioso, perché non, non dimentichiamo che c'è stata un'opposizione, che forse c'è ancora, ma che è stata più o meno, diciamo... Eh, Così velata, e comunque si procede. Addirittura si, si va oltre, eh, parlando di leggi che ancora ulteriormente danneggiano la famiglia. Danneggiare la famiglia significa danneggiare lo Stato, danneggiare lo Stato perché lo Stato non è più individuabile attraverso quelli che sono i nuclei fondamentali, attraverso quella che è l'identificazione e l'identità di ogni persona, come appunto. Si diceva, possiamo immaginare i giovani del domani che non sanno più a chi sono figli, a quale madre, a quale padre, andarsi a pescare attra attraverso le anagrafiche più strane, eh, le appartenenze, i vari periodi che hanno vissuto in famiglie diverse e quali traumi psicologici questi ragazzi del domani, questi uomini del domani devono subire e quindi noi parliamo di difesa da un lato no? dei bambini che sono orfani, che devono essere affidati in un certo modo per non creare traumi, per farli crescere con una certa eh, sanezza eh, mentale e poi invece procuriamo loro ecco, queste eh, basi sulle quali sicuramente ci sarà un disastro morale, psicologico e così via. Allora, il nostro appello è quello di riflettere, ritornare un attimo, visto che poi siamo noi in Italia un paese eh, democratico cristiano, perché in genere ci teniamo sempre anche a sottolineare questa, questa, questo ultimo attributo, quella della cristianità. Beh, i cristiani devono essere fondati sul matrimonio, perché è un'istituzione divina, è biblico e è quella che ha dato i migliori risultati sono 6.000 anni che eh, si ha notizie storiche dell'umanità e in 6.000 anni voglio dire le cose sembrano siano andate ancora abbastanza bene oggi negli ultimi tempi invece opponendoci e sovvertendo quelli che sono questi principi sembra che invece la società si stia proprio sgretolando e quindi andando verso eh, livelli più eh, dissoluti voglio spostare un po' l'asse del nostro intervento, nella nostra discussione, facendo una domanda un pochino eh, diversa al Pastore Antonio Romeo. Parliamo del 2001, parliamo delle famiglie costituite, quelle che è imminente, di imminente Costituzione. Chissà ancora questo anno quanti, non forse eccessivamente eh, tanti, però. Ci sono anche tanti che hanno intenzione di formarsi sulla famiglia, su quello che è lo schema vero di una famiglia. Quali sono, secondo te, Antonio, le aspettative delle famiglie, quelle più povere, in questo terzo millennio? Le famiglie più povere si aspettano sempre delle leggi che favoreggiano, li favoriscono nell'inserimento per vivere una vita familiare, il tema in cui stiamo trattando, una vita familiare decente. E ci sono alcune prospettive che indicano, anche ultimamente sono state fatte le leggi in Italia che aiutano le famiglie meno abbienti e più povere, leggi verso chi si sposa eh, per comprare una casa, queste sono diciamo, cose buone eh, che aiutano, ma le aspettative in senso generale dei poveri verso i ricchi mi sembra che eh, siano proiettati come sempre eh, in una realtà in cui il mondo va, dove ci saranno sempre più ricchi, ricchi più ricchi e poveri ancora più poveri. E mi spiego, Gesù raccontando la storia di un ricco e di un povero, disse che questo ricco vestiva splendidamente, mangiava, godeva e c'era un povero, Lazzaro, che mangiava di quello che cadeva dalla tavola. <ride> Purtroppo sembra che benché le aspettative dei poveri siano quelle delle leggi o di avere un'assistenza dai ricchi o una beneficenza dai ricchi, la carità da parte dei ricchi, sarà sempre quella di cibarsi delle briciole che cadono dalla tavola e vivere la loro realtà. Ma ci sentiamo di dire sia ai ricchi sia ai poveri, in particolar modo ai poveri, che c'è un messaggio di speranza. Per i poveri. Una notizia molto bella, interessante. Gesù nella sua eh, missione eh, disse che era venuto a portare una buona notizia per i poveri, a evangelizzare i poveri. E questa notizia è qualcosa che vuole dare una speranza a quanti vivono la condizione di poveri eh, socialmente parlando, che c'è una ricchezza che va al di là di, delle monete e di quelle che si possiede sulla terra, è una ricchezza spirituale che tutti possono avere e che tanti ricchi socialmente parlando non possono acquistare con tutti i loro soldi, questa ricchezza è nel fare un'esperienza con il Signore Gesù che ha arricchito la nostra vita, arricchisce le famiglie, arricchirà anche la società in un mondo a venire, che molti non parlano, stiamo parlando di terzo millennio eh, che eh, siamo entrati da poco, ma la Bibbia ci dice che c'è un millennio in cui Gesù regnerà su questa terra con giustizia, dove ci sarà l'equità sociale e noi ci sentiamo di incoraggiare tante persone povere che si disperano che Gesù è la vera ricchezza e lui un giorno regnerà in questa terra con equità e non ci saranno ricchi e poveri, ma saranno tutti allo stesso livello, tutte persone benedette nel Signore. Eh, abbiamo parlato, abbiamo fatto una domanda al pastore Antonio relativa alle aspettative delle famiglie più povere del mondo e nel contesto del terzo millennio. vorrei rivolgere a Marcello. Marcello, quali invece sono le aspettative secondo te le più. Mh... Pratiche, le più reali. In riferimento alle famiglie italiane, senza continuare adesso ricchezza o povertà. Secondo te qual è questo tipo di aspettativa dalla maggior parte delle famiglie italiane? Beh, le aspettative delle famiglie italiane si possono anche evincere dalle statistiche, dalle trasmissioni. Cioè, sentiamo un po' in giro no? qual è l'umore. Anche la televisione spesso fa queste interviste, queste cose, vediamo che. Ci si aspetta un'economia migliore, ci si aspetta che ci siano delle eh, leggi che possano migliorare certi aspetti del nostro Paese, eh, aspettative diciamo, in, in termini eh, generali, così per, per quelli che possono essere gli usi e i consumi eh, che, che viviamo e che ci necessitano ogni giorno. Per cui vediamo che in genere eh, la famiglia in genere, eh, cerca e richiede quelle cose di cui ha bisogno in, in, in termini materiali, no? perché eh, chiede allo Stato, chiede al governo quel, o esprime il suo parere attraverso anche le opportunità referendarie, eh, le varie opportunità anche di, eh, di voti e così governative. Le aspettative mie personali, se mi è consentito, voglio dire, non sono: sono di, sarebbero di buon auspicio, ma quelle che intravedo sono sicuramente eh, peggiorative rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino a oggi. Perché, per quanto si è detto, e se continuiamo su questo piano, la famiglia italiana, eh, come tutte le altre famiglie del mondo che perseguono questa strada della, uh, della libertà e, e dell'individualismo, uh, dell no? percorriamo proprio la strada di quelle predizioni, di quelle profezie, di quegli avvertimenti che troviamo nella Bibbia, nella parola del Signore e vediamo proprio che negli ultimi giorni, come dice la Scrittura, l'uomo sarà egoista. Io vorrei sottolineare questo perché nella Bibbia troviamo una sola volta questo vocabolo che si trova in Timoteo, e dove dice gli uomini e gli ultimi saranno egoisti perché se riflettiamo alla fine poi tutto questo movimento non fa che produrre un individualismo e quindi un egoismo, cioè quindi cercare di migliorare le proprie posizioni, andare verso il meglio che è il meglio per noi stessi e ci disinteressiamo di quelle che sono i nostri doveri, quelli che sono le nostre contribuzioni sociali e quindi la solidarietà fraterna, la solidarietà cristiana, il movimento vero, caritatevole, cristiano e così via. Per cui voglio dire, certo, le aspettative delle famiglie italiane sono quelle che, che sentiamo e che purtroppo noi dobbiamo dire che con un giornale... Eh, spirituale, se possiamo dire un quotidiano che ci informa, si sta verificando quello che invece le famiglie eh, non si aspettano proprio e che ci sarà un indurimento eh, e un inasprimento dei, dei tempi e delle cose per cui avremo una restrizione maggiore, vivremo maggiori difficoltà. Quindi nonostante eh, gli auspici... <coughs> anche economici, di un rientro e non vogliamo fare assolutamente politica in questo, o meglio politica partitica, al di là di quello che possono essere eh, un ritorno economico, eh, miglioramenti per la famiglia, tu pensi che questo è utopico, insomma, è qualcosa eh, soltanto a livello di teoria, di speranza, o effettivamente nel 2001, questo 2001, ci saranno dei passi concreti? Pratici, reali, che favoriscono le famiglie italiane? Beh, io credo che degli aggiustamenti saranno fatti, quindi delle cose, sono, però bisogna essere attenti. Perché, eh, quanto è vero che vengono fatte certe concessioni, infatti, si sta parlando di ridurre le tasse, di ridurre eh, un certo tipo di, eh, di tributo. Eh, su un certo aspetto, ma ci sono degli altri aspetti che invece vengono appesantiti, quindi voglio dire, il flusso circolante poi alla fine resta sempre quello perché siamo alleggeriti da un lato, ne siamo appesantiti dall'altro. No? Per cui, molte volte, come succede che si aumenta la benzina, si diminuisce forse un altro prodotto, e poi viceversa. Per cui, bisogna stare attenti alla fine: i governi, gli stati hanno delle necessità. Eh, che possono spostare quindi questa economia, farla un poco eh, diventare elastica. Noi ci auspichiamo che il 2001 possa essere un anno di alleggerimento contributivo, perché siamo aggravati di tante tasse e tante cose, come ci auspichiamo anche che possa essere un anno eh, spiritualmente positivo, che tante persone possano anche aprire gli occhi ad una economia spirituale che. Eh, voglio dire che quanto dire. Perché molti sottovalutano l'aspetto spirituale, ma se ci fosse una coscienza spirituale autentica, anche le cose materiali sarebbero sicuramente positive. Detto questo, eh, vorrei fare una domanda un poco particolare ad Antonio Antonio Romeo. I sociologi eh, oggi rappresentano una delle classi eh, professionali più sentite, diciamo. a proposito della famiglia italiana, segnalano la preoccupante diminuzione dei cugini. Cosa possiamo dire a proposito? Questo è veramente qualcosa che deve preoccupare un po' eh, chi eh, costruisce una famiglia, nel senso che eh, seguiamo un po' anche i consigli che ci vengono dati, o seguono le persone i consigli che vengono dati attraverso eh, i mass media, la televisione, i giornali e che hanno eh, Messo paura o oh, timore nelle coppie di fare la famiglia numerosa, allora i figli, visto i problemi sociali le malattie, eh, allora hanno e poi eh, hanno messo un po' di timore di fare tanti figli, perché eh, il livello economico a volte non permette di avere tanti figli. Poi il fatto di avere libertà, questo è un altro fatto negativo in cui i sociologi sono giustamente preoccupati, qualcuno ha preventivato che nel 2030 ci saranno tanti vecchi e pochi bambini nella nostra nazione per la mancata nascita delle nuove generazioni. E allora sono preoccupati perché questo crea un difficoltà anche nel campo sociale delle pensioni in cui non ci sarà lavoro. E per mantenere tutti questi vecchi, dove si prenderanno i soldi per le pensioni? Anche sotto questo aspetto qui viene valutata questa preoccupazione dei sociologi. Speriamo che non succeda che ritornino i tempi di Nerone dei 50 anni, no? Eh. Oh, bisognerebbe far ritornare i tempi di Mussolini che incentivava le famiglie che facevano i figli, davano dei soldi. Allora può darsi che questo... <ride> Ma il governo sta provvedendo a, con l'assegno familiare, a incentivare gli assegni familiari. Se uno fa figli eh, riceve più assistenza, l'assegno familiare è più congruo. Ma la realtà è che veramente... Eh, si va verso questo eh, preoccupante, preoccupante futuro di non avere i bambini, i cugini, eh, gli amici. Perché c'è questo controllo voluto delle nascite, ma anche dovuto al fatto che eh, sta cambiando proprio il sistema della famiglia. È un tempo, dobbiamo dircele certe cose. Eh, senza che nessuno si scandalizzi. Un tempo non si ragionava così, un giovane quando andava al matrimonio eh, non pensava a non avere figli perché eh, era l'attesa la, 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 del matrimonio, la luna di miele, eh, si pensava a fare quello che in, in un matrimonio è lecito. Eh, eh, avere dei rapporti sessuali ma oggi la società moderna i giovani eh, hanno i rapporti eh, sessuali prima del matrimonio così la sera della prima notte non è più la prima notte di nozze è la notte tra le tante notte di stare attenti a non fare figli che possono portare eh, conseguenze e questo è dovuto anche al fatto del peccato eh, in cui bisogna veramente eh, dare un monito a tutti i sociologi, anche a loro, di non incoraggiare, perché mi sembra che oggi una persona che arriva al matrimonio puro sia un, uh, un fatto strano, la mosca Bianca. Abbiamo abbracciato un poco la sfera economica, sociale, ma eh, una conclusione di ordine spirituale, soprattutto a quei telespettatori che dicono allora che dobbiamo fare? 2001, questa data ormai che vedrà anche quest'anno è l'ultimo anno della lira cambierà anche eh, la moneta, cambieranno ancora tante cose, ma noi speriamo come cristiani e voglio rivolgere l'invito al pastore Michele a dire qualche cosa. Noi vogliamo sperare che il 2001 sotto l'aspetto spirituale sia l'inizio per molti e eh, eh, per ricevere il consiglio della parola di Dio ed altri consigli spirituali che possono veramente dare un senso autentico di valore alla vita. Che ne me? Michele. Sì, pensavo a qualcuno che ci, ci, ci segue per, forse per la prima volta e che ci sente in qualche maniera ragionare in questo nostro salottino. Penso quali potrebbero essere le impressioni. Dici, ma da dove sono usciti questi? Ma vengono da quale <ride> lontana epoca con questo modo di pensare? Beh, noi dobbiamo riconoscere che c'è stato un lavoro di cambiamento anche in quella che è il nostro abito mentale, perché mentre pensavamo e ragionavamo un pochettino secondo il flusso della corrente, il pensiero secolare, è intervenuta la grazia di Dio che ha corretto con la parola di Dio il nostro pensiero, perché conversione vuole significare proprio questo, un cambiamento di mentalità, il greco metanoia. Esprime questo concetto, il cambiare completamente la nostra eh, mentalità, il nostro pensiero. Quindi, c'è il Pastore Remo: il 2001 potrebbe essere una buona data di un nuovo inizio per qualcuno che penserebbe, intenderebbe cambiare vita. Effettivamente il 2001 il il, questa data, è vero, il numero uno inevitabilmente ha il valore numerico di essere il primo, quindi di in qualche maniera auspicare un inizio. Iniziamo un, una nuova era, questo nuovo anno in qualche maniera apre una parentesi anche nuova di un nuovo eh, millennio. Quindi vorrei in qualche maniera utilizzare forse questa leva psicologica per stimolare questo desiderio nuovo di... Cambiare, di rinnovarsi, di cambiare la propria vita, cambiare la propria esistenza, soprattutto quando ci accorgiamo che essa è sbagliata o che ci sta conducendo laddove non vediamo soddisfatti i nostri desideri più puri, i nostri desideri, eh, come dire, più buoni, quando scopriamo che la nostra vita è indirizzata verso il buio e il buio sempre più fitto, quelle che la Bibbia definisce le tenebre della vita. Ma noi questa mattina, questa sera, come può essere trasmessa questa trasmissione, siamo qui per incentivare questo desiderio di cambiare vita, di avere una vera conversione. Conversione significa eh, letteralmente l'interruzione di, di un cammino, fermarsi e scoprire che la propria direzione è sbagliata e invertire la rotta, invertire la marcia. Quindi questo cambiamento radicale. Gesù è venuto proprio per favorire il cambiamento di rotta nelle vite di coloro che sono diretti verso il baratro, verso il buio, verso il peccato, verso la condanna, il giudizio di Dio. Il Signore è venuto per dare una speranza, la possibilità. allora, cari amici degli spettatori, che il 2001, e sia questo l'auspicio nostro dell'altra voce, sia l'anno del nuovo inizio, di una nuova vita, di un nuovo tempo, di gioia, di speranza, di felicità nella grazia di Dio. Infatti qualcuno diceva anno di grazia e con questo bel auspicio cristiano, autentico, che noi ci congeriamo da voi. Voglio già informarvi che la prossima trasmissione, che sarebbe la quinta, della serie Fede e Famiglia, tratterà un poco sull'educazione dei figli. Non potremo dire tutto, diremo anche in questa trasmissione proveremo a dire qualcosa che sia però sempre in conformità a quello che è il pensiero biblico. Non ci resta che passare ai saluti. Voglio ricordarvi: stesso emittente, stesso giorno, stessa ora. Il pastore ancora Antonio Romeo, il pastore Marcello D'Ambrosio, il pastore Michele Passaretti e Remo Cristallo vi salutano come di consueto. Che il Signore sia con voi. Dio vi benedica. <music>